abbiamo visto le caratteristiche dello Stato liquido, abbiamo definito una grandezza fondamentale relativa ai liquidi, che è la tensione di vapore. E se vogliamo dare una definizione rapida di tensione di vapore, che cosa è la tensione di vapore? È la pressione esercitata, dal vapore in equilibrio con il liquido, alias il suo vapore saturo. In effetti c'è un corollario, diciamo così, da aggiungere a questa definizione. In effetti anche i solidi esercitano una loro tensione di vapore. Generalmente le tensioni di vapore esercitate dai solidi sono molto basse, sono quindi trascurabili rispetto a quelle esercitate dai liquidi. In alcuni casi però non sono affatto trascurabili. Se per esempio prendiamo dei composti tipo la naftalina, la naftalina ha una tensione di vapore, ad esempio alla temperatura ambiente, di 6 mm di mercurio. Adesso 6 mm di mercurio non è una grande tensione di vapore, è abbastanza bassa, però rapportata a un solido è una cosa abbastanza alta. In effetti, se diciamo così, andiamo a mettere in un cassetto dove noi abbiamo degli indumenti, la naftalina, le tensioni di vapore esercitate dai solidi generalmente sono trascurabili rispetto a quelle dei liquidi. Facevo l'esempio della naftalina. La naftalina, nei tempi andati, la canfora si comporta come la naftalina, erano messe, diciamo così, nei cassetti in modo che non fossero mangiati dalle tarme. Poco alla volta questi solidi volatili sublimavano, passavano direttamente, diciamo così, allo stato di vapore, e in questa operazione facevano fuori tutti quanti gli insetti. Vi ripeto, una curva di tipo esponenziale delle tensioni di vapore in funzione della temperatura si può andare, diciamo così, a scrivere anche per le tensioni di vapore dei solidi. L'unica differenza, ovviamente, quale viene a essere, che nell'espressione che riporta la tensione di vapore in funzione della temperatura, l'energia che deve comparire non è ovviamente il delta H di vaporizzazione, bensì sarà il delta H di che cosa? Di sublimazione, chiaramente. Si riferisce al passaggio di stato che noi stiamo considerando. Quindi praticamente noi avremo che per i solidi la relazione che dà la tensione di vapore verrà a essere P con 0, un'altra costante, chiamiamola B, è elevato a meno delta H con S fratto RT. Ovviamente delta H con S sarà più grande di delta H con, diciamo così, con di vaporizzazione. Diciamo che generalmente il delta H di sublimazione è più o meno simile alla somma del delta H di fusione più il delta H di vaporizzazione, quindi è decisamente più grande. Questo che cosa significa? Significa che il numero delle particelle che hanno energia sufficiente da scappare dallo stato solido e passare allo stato di aereiforme viene ad essere inferiore. Adesso, diciamo così, verrebbe una parte che sarebbe sicuramente di grande interesse per lo studio della chimica, che sono quello dei diagrammi di stato. Si dovrebbero fare i diagrammi di stato a un componente, i diagrammi di stato poi a due componenti. Qualche cosa bisogna tagliarla per rientrare nei limiti di questo corso, e diciamo che una cosa che ho deciso di tagliare sono i diagrammi di stato a un componente. Diciamo, sono molto interessanti, completano perfettamente le considerazioni che abbiamo fatto fino adesso, ma se bisogna andare a rinunciare a qualche cosa, questa è una delle cose a cui è meno doloroso andare a rinunciare, per cui i diagrammi di stato non li facciamo. Diciamo, ecco, che quello che comunque mi correva l'obbligo di dire è che per i solidi abbiamo che si ha una relazione sulla tensione di vapore, cioè anche i solidi hanno la tendenza a emettere vapori. Generalmente però la quantità di vapori emessa dai solidi è talmente bassa che si può considerare dal punto di vista pratico nulla. Cioè, che vi posso dire, se io prendo un solido come il legno, i vapori rilasciati dal legno sono praticamente nulli. Se io prendo un solido come il cloruro di sodio, i vapori rilasciati dal cloruro di sodio sono praticamente nulli. Però, ripeto, ci sono alcuni solidi
tipo praticamente la naftalina, tipo la camfora, tipo l'anidride carbonica solida, detta anche ghiaccio secco, che rilasciano grosse quantità di vapori. Cioè sempre grosse, rapportate al fatto che sono dei solidi. E comunque la dipendenza della tensione di vapore dei solidi in funzione della temperatura è dello stesso tipo di quella dei liquidi. L'unica differenza sostanziale è che la barriera energetica che osta al passaggio in fase vapore non è più il delta H di vaporizzazione, bensì sarà il delta H di sublimazione. Poi praticamente avevamo, diciamo così, dopo aver definito la tensione di vapore dei liquidi, a questo punto abbiamo definito anche la tensione di vapore dei solidi. Se vogliamo dare una definizione di tensione di vapore dei solidi, è la pressione esercitata dal vapore in equilibrio col solido, quindi è esattamente la stessa cosa. Avevamo visto praticamente, diciamo, la differenza fra gas e vapore, e abbiamo visto che praticamente la stessa sostanza, lo stesso composto chimico, a seconda della temperatura a cui si trova, si può comportare da gas o si può comportare da vapore. Qual è questa temperatura? È la temperatura critica. Quando l'aereiforme si trova al di sopra della temperatura critica, si comporta da gas. E la conseguenza qual è? La conseguenza è che non può essere liquefatto per semplice compressione. Quando si trova a una temperatura inferiore alla temperatura critica, si comporta da vapore e può essere liquefatto per semplice compressione. Poi abbiamo visto la differenza fra la evaporazione e l'ebollizione e abbiamo visto che in effetti queste sono due diverse maniere di portare a termine il passaggio di stato da liquido a vapore. Abbiamo visto che l'evaporazione si verifica a tutte le temperature e che avviene soltanto lungo la superficie di deparazione, il pelo libero, all'interfaccia liquido-vapore. Invece abbiamo visto che l'ebollizione avviene a una ben precisa temperatura che è dipendente dalla pressione sovraincombente. Alla pressione atmosferica, di temperatura di ebollizione senza aggiungere altro, è sottinteso che è alla pressione atmosferica. E inoltre, diciamo, l'interfaccia liquido-vapore, quando il fenomeno è quello dell'ebollizione, non è limitato al solo pelo libero del liquido, è costituito dalla superficie delle innumerevoli bolle di vapore che si sviluppano in seno al liquido. Quindi il fenomeno dell'ebollizione è molto molto più veloce, non solo perché la temperatura è più alta, ma anche perché la superficie attraverso la quale avviene il passaggio di fase è molto 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 più estesa. Adesso, per terminare questo capitolo e poi passiamo alle soluzioni, ci sta ancora, diciamo così, qualche cosa da dire. In effetti abbiamo parlato delle caratteristiche dei tre stati di aggregazione della materia e abbiamo anche accennato ai passaggi di stato. È opportuno a questo punto del corso andarvi a mostrare alcune curve che descrivono, che vi danno delle informazioni in più su quello che succede nel corso dei passaggi di stato. Queste curve sono definite curve di riscaldamento e la prima curva che vi vorrei mostrare è la curva in cui si riporta la temperatura in funzione del tempo. Cioè, si suppone praticamente di prendere una qualunque sostanza chimica, cioè questo è un tipo di ragionamento che può essere, diciamo, ripetuto ugualmente per qualunque tipo di sostanza chimica. Si parte in teoria dalla temperatura, una temperatura molto bassa, in teoria proprio dalla temperatura dello zero assoluto, e lo si comincia a riscaldare con velocità di riscaldamento costante. E si registra la temperatura, cioè noi andiamo a fornire a una certa quantità di questo solido che in teoria si trova allo zero assoluto, calore con velocità di riscaldamento costante, quindi la stessa quantità di calore nell'unità di tempo, e si registra la temperatura. La temperatura viene registrata sull'asse delle
ordinate, il tempo trascorso dall'inizio dell'esperimento viene riportato sull'asse delle ascisse. Quello che si vede è che se la velocità di riscaldamento è costante, noi al tempo zero partiamo dall'origine dei gassi. Se consideriamo che partiamo dalla temperatura, dallo zero assoluto, ripeto, le unità di misura sono gradi Kelvin, questi saranno minuti, ore, quello che volete voi, insomma. Abbiamo che partiamo dall'origine degli assi. Ripeto, se la velocità di riscaldamento è costante, abbiamo praticamente che la legge che segue in fase di riscaldamento è una legge lineare. Cioè, se noi forniamo, che vi posso dire, a 10 grammi di cloruro di sodio, 10 grammi di acqua, 10 kilocalorie per minuto, abbiamo che la temperatura aumenta linearmente col tempo. Noi abbiamo che la temperatura aumenta e nel corso di questo aumento di temperatura che cosa succede all'interno di questo solido? Succede praticamente che le particelle che inizialmente alla temperatura di 0 gradi Kelvin erano completamente ferme nella loro posizione, diciamo così, che dovrebbero occupare nel reticolo cristallino, all'aumentare della temperatura cominciano a vibrare attorno a questa posizione d'equilibrio e l'entità di questa vibrazione diventa sempre più intensa. A furia di riscaldare noi arriviamo alla temperatura di fusione. Alla temperatura di fusione noi abbiamo che i movimenti termici sono diventati talmente intensi che queste particelle possono cominciare a svincolarsi da questa posizione d'equilibrio e possono passare allo stato liquido. In questa curva di riscaldamento il fenomeno della fusione viene incontrovertibilmente identificato da un tratto ad andamento orizzontale. Cioè, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che stranamente tra virgolette, non è per niente strano, ce lo spiegheremo fra un minuto, noi continuiamo a fornire calore al sistema, ma la temperatura del sistema non aumenta. Cioè quando si verifica la fusione, cioè questa temperatura qui che noi registriamo qui sarà la temperatura a cui si verifica la fusione, la temperatura di fusione. Abbiamo che quando si verifica la fusione di una sostanza pura, la temperatura si arresta. E quando è praticamente che la temperatura ricomincerà a salire? La temperatura ricomincerà a salire quando tutto quanto il solido si è trasformato in liquido. In effetti, chiediamoci che fine fa questo calore che noi andiamo a fornire nel corso del processo della fusione. Nel corso del processo della fusione noi abbiamo che il calore che noi forniamo al sistema, il calore è una forma di energia, serve praticamente per vincere le interazioni che tengono unite le particelle a formare il solido. Diciamo che il calore che viene fornito nel corso del processo di fusione è anche chiamato calore latente di fusione. Latente che cosa significa? Significa praticamente che è nascosto, che non si vede. Che significa che è nascosto, che non si vede? Vedete, il calore che viene fornito lungo questo intervallo di temperatura, che va dallo zero assoluto fino alla temperatura di fusione, è chiamato calore sensibile. Calore sensibile perché? Perché praticamente uno se ne accorge, nel senso che io fornisco calore al sistema e la temperatura del sistema sale. Questo invece è un calore latente, perché io fornisco calore al sistema e la temperatura non aumenta. L'energia che noi forniamo al sistema però non sarà, diciamo così, un'energia di tipo che si trasformerà in energia cinetica, perché l'energia che noi forniamo come calore sensibile è essenzialmente energia cinetica, cioè all'aumentare della temperatura aumentano i movimenti termici. Poiché praticamente l'energia cinetica è uguale a un mezzo mv quadro, aumenta la velocità e quindi aumenta l'energia cinetica di queste particelle. Invece l'energia che noi forniamo all'atto del processo di fusione viene immagazzinata dal sistema non come aumento di energia cinetica, cioè la velocità con cui si muovono le particelle è la stessa, bensì viene immagazzinata sotto forma di energia, possiamo dire, potenziale. Perché? Perché intrinsecamente
allo stato liquido si ascrive un'energia superiore a quella dello stato solido. E qual è e di quanto è superiore l'energia dello stato liquido rispetto a quella dello stato solido? È proprio uguale al calore latente di fusione. Adesso c'è da chiedersi il motivo per il quale si verifichi un arresto termico. È presto detto. Quando noi abbiamo, diciamo così, un solido cristallino, tutti quanti i legami che tengono unite le particelle a formare quel solido sono tutti quanti perfettamente uguali gli uni agli altri. Pertanto, quando noi arriviamo alla temperatura tale che questi legami possono essere rotti, cioè alla temperatura tale che i movimenti termici delle particelle sono tali da vincere queste interazioni, questi legami si rompono tutti quanti insieme. Quindi tutto il calore che viene ceduto al sistema serve per vincere le interazioni che tengono unite le particelle. Per cui si verifica un arresto termico. Soltanto quando tutti quanti questi legami si sono rotti, quindi quando il solido è fuso completamente e si è completamente trasformato in un liquido, soltanto allora la temperatura può cominciare a riprendere a salire. Ovviamente quando la temperatura comincia a riprendere a salire, l'energia come sarà immagazzinata dal sistema? Sarà immagazzinata sotto forma di calore sensibile, sotto forma di energia cinetica, cioè come aumento di velocità delle particelle. Quindi, finito il processo della fusione, la temperatura può ricominciare a salire. Ovviamente, se la velocità di riscaldamento è rimasta la stessa, anche in questo caso la legge con cui aumenterà la temperatura sarà la stessa. La pendenza però può variare. Perché? Perché la pendenza dipende dal calore specifico della sostanza e generalmente il calore specifico di un solido è diverso dal calore specifico della stessa sostanza allo stato liquido. Quindi ci possono essere delle variazioni di pendenza. Chiaro? Se però, ripeto, la velocità di riscaldamento permane costante e non c'è nessuna ragione di andare a cambiare la velocità di riscaldamento, anche in questo caso la legge di riscaldamento, la legge che segue nel corso del riscaldamento, è di tipo lineare. Continuiamo a riscaldare, aumenta la temperatura, quindi vuol dire che la velocità di queste particelle aumenta sempre. L'energia cinetica e quindi la velocità di queste particelle andrà aumentando. Fin tanto che noi arriveremo a una temperatura tale che i movimenti termici sono diventati talmente intensi che possono vincere le forze di attrazione che tengono unite le particelle a formare il liquido e il, diciamo così, questo composto chimico può passare in fase vapore. Ovviamente quando noi arriviamo al, diciamo così, al momento dell'ebollizione, si può ripetere un discorso perfettamente uguale, perfettamente speculare a quello lì che noi abbiamo fatto per la fusione. Cioè quando noi arriviamo alla temperatura di ebollizione abbiamo un nuovo arresto termico. Perché abbiamo un nuovo arresto termico? Perché ovviamente tutti quanti, diciamo così, i legami, le interazioni che tengono unite le particelle a formare il liquido sono tutte quante uguali fra di loro, per cui si rompono tutte quante insieme e quindi tutto il calore che viene fornito al sistema serve praticamente per vincere queste interazioni. Pertanto nel corso del riscaldamento, la temperatura di fusione, la temperatura di ebollizione, il calore, l'energia viene immagazzinata dal sistema sotto forma di calore sensibile, quindi come energia cinetica delle particelle. Quando noi arriviamo al nuovo passaggio di stato, all'ebollizione, la temperatura resta costante, quindi l'energia cinetica resta la stessa, l'energia viene immagazzinata dal sistema sotto forma di energia potenziale, semplicemente perché anche in questo caso
allo stato aereiforme, allo stato di vapore, viene ascritta un'energia superiore a quella lì che la sostanza ha allo stato liquido. E di quanto è superiore? È ovviamente superiore del calore latente di vaporizzazione. Ovviamente poi quando noi abbiamo vaporizzato completamente il liquido, abbiamo quella temperatura può ricominciare a salire. Va bene? Diciamo, può essere anche interessante fare le curve di raffreddamento. Ovviamente le curve di raffreddamento sono uguali alle curve di riscaldamento, soltanto invece di partire da qua, si parte da qua. E si segue praticamente così, raffreddamento, 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 condensazione, 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 raffreddamento del liquido, raffreddamento del liquido, raffreddamento del liquido, solidificazione, 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 raffreddamento del solido. Va bene? Diciamo che è interessante anche andare a riportare la curva che riporta l'energia del sistema. Come energia del sistema noi andiamo a considerare praticamente la funzione entalpia. Vi ripeto, ce ne sono due di funzioni di stato che possono descrivere l'energia del sistema. Sono l'energia interna e l'entalpia. È meglio usare l'entalpia, perché l'entalpia si, diciamo così, si riferisce a processi compiuti a pressione costante. E l'energia interna invece si riferisce a processi compiuti a volume costante. Poiché la più parte dei processi naturali avviene a pressione costante, è più opportuno parlare di entalpia e non, diciamo così, di energia interna. Allora, se noi andiamo a riportare l'entalpia in funzione della temperatura assoluta, ovviamente la temperatura assoluta varia in funzione del tempo, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che se partiamo dalla temperatura assoluta uguale a zero, l'entalpia di un solido che si trova alla temperatura assoluta uguale alla temperatura uguale a zero assoluto sarà ovviamente zero, diciamo così, non potrà avere nessuna forma di energia. Quindi partiamo dall'origine degli assi. Noi praticamente che cosa abbiamo? Andando, diciamo così, a riscaldare praticamente avremo, diciamo, un aumento dell'energia del sistema, quindi aumentiamo l'energia, aumentiamo l'energia, aumentiamo l'energia. Quando siamo arrivati alla fusione praticamente, noi che cosa avremo? Avremo che la temperatura resterà costante, ma l'energia del sistema comunque andrà aumentando. E quindi praticamente andremo a registrare un salto di questo tipo qui. Questo salto qui sopra, che cosa sarà? Sarà ovviamente uguale al delta H di fusione. Adesso scusate una cosa ragazzi, fatemelo fare più piccolo perché sennò il disegno non c'entra nel diagramma. Quindi questo qui sarà il delta H di fusione. Quando praticamente il solido è fuso tutto quanto e continua a riscaldare, abbiamo che riscaldiamo il liquido, quindi l'entalpia continua a salire, continua a salire, continua a salire, fino a quando praticamente... Aspetta, facciamo così. No, no, beh, qui riporto l'entalpia, quindi non è il caso di andare a riportarlo. Dunque, arriviamo praticamente alla... quindi questa qui sarà la temperatura di fusione, vedete? Quando noi arriviamo alla temperatura di vaporizzazione, noi abbiamo che a questo punto un nuovo arresto termico alla temperatura di ebollizione, quindi mettiamolo invece che con T con V, T con E è meglio, e abbiamo praticamente che l'energia del sistema aumenterà sotto forma di energia, diciamo così, come calore latente molare di vaporizzazione. Quindi questo qui che andiamo a riportare qui sarà il calore latente di vaporizzazione. Generalmente il calore di vaporizzazione è molto più alto del calore di fusione, perché praticamente nel calore di fusione, per la fusione voi dovete soltanto disgregare un edificio cristallino, ma le particelle restano comunque vicino. Nel corso della vaporizzazione voi allontanate proprio le particelle e ci vuole più energia per andarle a allontanare definitivamente piuttosto che per andare a disgregare un solido.
Successivamente noi andiamo ancora a riscaldare e la temperatura aumenterà in questa maniera. Diciamo che queste curve qui, queste curve di riscaldamento, sia quella in cui si va a riportare la temperatura in funzione del tempo, sia quella in cui si va a riportare la temperatura in funzione della l'entalpia in funzione della temperatura assoluta, sono diciamo molto istruttive, ci danno tutta una serie di informazioni che sono abbastanza interessanti. Va bene? Ci sono problemi, ragazzi? Allora, possiamo passare al capitolo successivo. Dunque, il capitolo successivo è quello delle soluzioni. Dunque, fino adesso noi, quando abbiamo parlato di solidi, di liquidi, di gas, noi abbiamo parlato di sostanze pure, va bene? E in effetti una soluzione che cosa è? Una soluzione non è altro che una miscela omogenea. Cioè, nelle prime lezioni, non mi ricordo se io ho parlato di sistema omogeneo, sistema eterogeneo. Un sistema è eterogeneo quando, diciamo così, uno può rilevare una variazione di composizione chimica, diciamo così, andandosi a spostare nell'intorno di un certo punto, quindi su una certa scala di dimensioni rileva una differenza di composizione chimica. Invece, praticamente, quando noi abbiamo un sistema omogeneo, non rileva una differenza di composizione chimica. Ovviamente non bisogna scendere su scala atomica, perché se su scala atomica voi, qualunque sistema è disuniforme nella composizione chimica. Vi faccio un esempio: se sciogliete, diciamo, l'acqua di mare praticamente è un sistema costituito da acqua e poi cloruro di sodio, cloruro di magnesio e un sacco di altri sali. Diciamo, l'acqua di mare è, se non ci sono dei solidi sospesi, è un sistema omogeneo. Se però voi andate a scendere al livello, stavamo dicendo l'acqua di mare è un sistema sicuramente omogeneo, ma se voi andate a scendere su scala atomica, cioè scala atomica che vuol dire? Vuol dire gli atomi hanno dimensioni che sono dell'ordine di grandezza dei nanometri, cioè anzi dei decimi di nanometro, quindi 10 alla meno 10 metri. Se voi andate a controllare la composizione chimica su scala 10 a meno 10 metri, qua trovate una molecola d'acqua, qua trovate un ione sodio, qua trovate un'altra molecola d'acqua, qua un ione cloruro, qua un ione solfato, quindi se voi scendete su una scala così piccola, nessun sistema è omogeneo. Ma diciamo che se voi scendete anche a una scala 10 a meno 5, 10 a meno 6 metri, un sistema omogeneo vi dà praticamente una composizione chimica che non varia da un punto all'altro. Quindi questo vuol dire sistema omogeneo. Invece il sistema eterogeneo che cos'è? È se voi vi spostate, che ne so, di 10 a meno 5, 10 a meno 6 metri, a una parte trovate, che vi posso dire, che ne so, se è un acciaio per esempio, a una parte trovate il cristallo di ferrite, a un'altra parte trovate il cristallo di cementite, che ha una composizione chimica completamente diversa da quella lì della ferrite. Questa, diciamo, è la differenza praticamente fra un sistema omogeneo e un sistema eterogeneo. Adesso, quando noi consideriamo il capitolo delle soluzioni, dobbiamo praticamente considerare che le soluzioni si possono trovare allo stato aereiforme, allo stato liquido, allo stato solido. Allora, le soluzioni che si trovano allo stato aereiforme, le miscele di gas, le liquidiamo in due parole. Perché? Abbiamo visto, quando abbiamo parlato delle leggi dei gas, che le miscele di gas si comportano in tutto e per tutto come i gas puri. L'unica differenza che ci sta fra le miscele gassose e i gas puri qual è? È che per le miscele gassose è valida anche la legge di Dalton. La legge di Dalton che cosa dice? Dice praticamente che la pressione totale esercitata da una miscela gassosa è uguale alla somma delle pressioni parziali esercitate dai singoli gas, che le pressioni parziali esercitate dai singoli gas non sono altro che la pressione che i singoli gas eserciterebbero se occupassero da soli tutto il volume a disposizione. E inoltre la legge di Dalton dice anche che
la pressione parziale di un singolo gas è uguale al prodotto della pressione totale per la sua frazione molare. Quindi, diciamo così, con questa lieve chiosa, con questa piccola chiosa che è la legge di Dalton alle leggi generali dei gas, si può, diciamo così, facilmente, diciamo, estendere il discorso che abbiamo fatto per il comportamento dei gas puri al comportamento delle miscele gassose. Anzi, addirittura noi possiamo trattare le miscele gassose come se fossero una sostanza pura. Che vi posso dire, quando parleremo della reazione di combustione, in cui, diciamo così, noi abbiamo il combustibile e poi abbiamo il comburente, molto spesso il comburente è l'aria, tratteremo l'aria come se fosse, diciamo così, un gas, un composto unico, è chiaro. Quindi, diciamo, il capitolo delle soluzioni gassose, delle miscele gassose, sono sempre miscele omogenee. Cioè, quando si mischiano due gas, danno in qualunque proporzione sempre dei sistemi perfettamente omogenei. Cioè, se io prendo una bombola di ossigeno, una bombola di azoto, faccio fluire ossigeno in azoto in un recipiente, dopo pochi secondi la composizione chimica della miscela che c'è nel recipiente è perfettamente uniforme. Perché? Perché praticamente e spontaneamente il sistema tende alla situazione più disordinata possibile, e la situazione più disordinata possibile è quella lì a cui compete uniformità di concentrazione in tutto quanto il sistema. Diciamo che probabilmente in corsi di termodinamica un pochettino più avanzati di questo qui potrete anche andare a calcolare l'aumento di entropia che si verifica quando due volumi gassosi si miscelano. È un calcolo molto semplice, ma chiaramente esula dagli scopi di questo corso, quello farete nei corsi di fisica tecnica, di termodinamica, che farete più avanti. Io già ho i problemi miei che devo fare troppa roba in questo corso, sicuramente non posso fare quello che devono fare gli altri. Allora, quindi, le miscele gassose ce ne siamo liberati. Ci liberiamo anche rapidamente delle miscele che si trovano allo stato solido. Dunque, le miscele, le soluzioni solide, quindi una miscela omogenea è detta una soluzione. Le soluzioni solide, in effetti, sarebbero interessantissime. Però, che cos'è? Esulano dagli scopi di questo corso qui. Cioè, se noi andassimo a studiare i materiali allo stato solido, ci dovremmo occupare dei solidi allo stato puro, ci dovremmo andare a occupare delle soluzioni solide. Però corsi, diciamo, argomenti di questo genere qui non ne facciamo, per cui ecco, queste cose saranno rimandate a dei corsi più opportuni. Per esempio, quando studierete l'esame di metallurgia e metallografia, studierete gli acciai. Gli acciai sono delle soluzioni solide, sono delle leghe solide. Giusto, che cosa vi posso dire, giusto per dirvi una parola? Esistono due tipi di soluzioni solide: le soluzioni solide sostituzionali, le soluzioni solide interstiziali. La soluzione solida sostituzionale è quella là in cui praticamente la specie o le specie chimiche che sono presenti in misura minore, che rappresentano i soluti, in quelle sostituzionali vanno a sostituire una particella della specie solida che è presente in misura maggiore, cioè quella che funge da solvente. In quelle là interstiziali, invece, le specie solide che funzionano da soluti si vanno a sistemare negli interstizi, cioè negli spazi lasciati vuoti nel reticolo cristallino. Ovviamente, discende abbastanza facilmente quali sono le soluzioni di tipo interstiziale e quali sono le soluzioni di tipo sostituzionale. Se il soluto è molto più piccolo del solvente, la soluzione solida di che tipo sarà? Molto più probabilmente di tipo interstiziale, perché gli interstizi sono piccolini. Allora, se il soluto è più piccolo, si va facilmente a mettere nell'interstizio. Se il soluto è grande più o meno quanto il solvente, allora quello è o addirittura peggio ancora è più grande, è difficile che vada a sistemarsi negli interstizi.
deve andare a sostituire qualche particella dissolvente. E allora la soluzione solida è di tipo sostituzionale. Con questo non vi dico più niente, perché, ripeto, qui si aprirebbe un altro corso, un corso di materiali, materiali per l'ingegneria industriale, che sarebbe un corso interessantissimo, però ne farete qualcuno con il professore Iacovirlo e farete, diciamo così, tutti gli acciai e tutti i materiali metallici. Poi non so se ne farete altri in altri corsi, questo non lo so dire, insomma. Sicuramente sarebbero di vostro interesse i materiali ceramici, i materiali polimerici, però, ripeto, non so se avete la possibilità di farlo in altri corsi. Allora, cosa rimangono? Rimangono le soluzioni che si trovano allo stato liquido, va bene? Adesso, le soluzioni che si trovano allo stato liquido, diciamo, ripeto, sono quelle là in cui noi abbiamo un solvente che è praticamente il, diciamo così, il costituente della miscela omogenea presente in maggiore quantità, e poi abbiamo il soluto oppure i soluti, che sono, diciamo così, il costituente o i costituenti presenti in misura minore. Diciamo comunque che entro certi limiti attribuire la patente di solvente o di soluto a dei costituenti di una sostituzione, di una soluzione, può essere anche, diciamo così, una operazione un pochettino arbitraria. Comunque, se vogliamo dire in una soluzione chi è il solvente e chi è il soluto, quello che ce n'è sta di più è il solvente, quello che ce n'è sta di meno è il soluto. Va bene? Per dare poi delle, come si dice, delle definizioni più precise, bisognerebbe andare a studiare i diagrammi di stato binari. Io i diagrammi di stato binari non li faccio. Non li faccio perché, per esempio, nel corso che è stato fatto fino all'anno scorso da un altro professore, i diagrammi di stato venivano fatti e venivano fatti con molta, diciamo così, con molta precisione. Ma i diagrammi di stato, se non si studiano i materiali, sono assolutamente inutili, è chiaro? Cioè, il diagramma di stato serve per capire, il diagramma di stato binario o anche ternario, serve per capire, che ne so, le proprietà degli acciai, le proprietà dei materiali ceramici. Visto che noi acciai, materiali ceramici, non ne facciamo, che perdiamo tempo a fare i diagrammi di stato? I diagrammi di stato non li facciamo proprio. Diciamo quindi che se volessimo andare a essere un po' più precisi sulla definizione di soluto e di solvente, dovremmo studiarci i diagrammi di stato. Dato che non ce li studiamo, una definizione onesta, non precisissima, vi dice che il solvente è quello che ce ne sta di più, il soluto o i soluti è quello che ce ne sta di meno. È chiaro? Poi, un'altra cosa ancora ci sta da dire. Dunque, quando noi abbiamo soluzioni che si trovano allo stato liquido, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che il solvente ovviamente si trova allo stato liquido, cioè praticamente il componente che è presente in maggiore quantità ovviamente si deve trovare allo stato liquido, ma il soluto a sua volta si può trovare allo stato solido, allo stato liquido o allo stato gassoso. Diciamo che sono diverse le maniere di andare a affrontare lo studio delle soluzioni a seconda che il soluto o i soluti si trovino allo stato liquido, allo stato solido o allo stato aereiforme. Allora, è, diciamo così, sensato andare ad affrontare il problema delle soluzioni in quest'ordine qui. Noi studieremo prima le soluzioni in cui il solvente è liquido e il soluto o i soluti sono liquidi. Poi passeremo a quelle là in cui il solvente è liquido e il soluto o i soluti sono solidi, e poi passeremo a quei sistemi in cui il solvente è liquido e il soluto è un aereiforme. Va bene? Prima però di cominciare ad andare a studiare le soluzioni, chiamiamole liquido-liquido, cioè in cui sia il solvente sia il soluto sono due liquidi, mi corre l'obbligo di andare a presentare le maniere in cui può essere presentata la concentrazione delle soluzioni. Sì, perché praticamente che cos'è la concentrazione? Quando noi, diciamo così, abbiamo
una soluzione. Chiaramente ci sarà una certa quantità, parliamo per semplicità di una soluzione binaria, cioè noi abbiamo un composto A e un composto B, un composto 1 e un composto 2. Supponiamo che il composto 1 o il composto A sia il solvente, cioè quello là che ce ne sta di più, e il composto B sia il soluto, cioè quello là che ce ne sta di meno. La prima cosa che serve per identificare, per caratterizzare questa soluzione, qual è? È la concentrazione. Cioè io devo sapere quanto ci sta di soluto, quanto ci sta di solvente. Ebbene, ahimè, dovrete familiarizzare con ben quattro maniere diverse di andare a esprimere la concentrazione delle soluzioni. In verità ce ne sta anche qualche un'altra, ma diciamo così, quelle là sono fondamentali, le quattro che vi presento oggi sono quelle là proprio irrinunciabili. E direte voi, ma perché si potevano mettere d'accordo e esprimerle in una maniera sola? No, non è stato possibile. Sapete perché? Perché a seconda del tipo dei problemi che bisogna andare a affrontare, è opportuno andare a esprimere la concentrazione di una soluzione in una maniera piuttosto che in un'altra. Quindi, ahimè, dovrete familiarizzare con tutte e quattro queste diverse maniere di andare a esprimere la concentrazione delle soluzioni. Per cui, cominciamo. La prima è una che abbiamo già visto, in effetti, già l'abbiamo definita. Questa è la frazione molare. In effetti noi abbiamo parlato della frazione molare quando abbiamo parlato della legge di Dalton. In effetti era stato necessario andare a definire la frazione molare perché, essendo le miscele gassose e le miscele del più e né meno, già là avevamo bisogno di andare a esprimerne la concentrazione e quindi l'abbiamo già, diciamo così, definita. Vi rammento questa definizione. Vi dico praticamente che se noi abbiamo un sistema costituito da una sostanza A e una sostanza B, e in questo sistema sono presente N con A moli del componente A ed N con B moli del componente B. Se la soluzione è liquida, la frazione molare di questa soluzione indicata del composto A è definita essere come il numero di moli del componente A fratto il numero di moli totali presente nel sistema. Ovviamente il numero di moli totali presente nel sistema sarà uguale al numero di moli del componente A più il numero di moli del componente B. Quindi la definizione di frazione molare del componente A è x con A uguale n con A fratto n totale alias n con A fratto n con A più n con B. Vi rammento che quando io ho definito la frazione molare di miscele gassose, io scientemente non avevo utilizzato la x, avevo utilizzato la y. Questo perché? Perché generalmente sui libri di chimica con x si indica la frazione molare di soluzioni solide, soluzioni liquide, con y si indica la frazione molare di soluzioni di miscele gassose. È chiaro? Diciamo in quasi tutti i libri di chimica. Ed è molto importante perché diciamo alcuni libri di chimica un poco più fessacchiotti utilizzano x sia per le soluzioni liquide sia per le soluzioni gassose, e in questa maniera si crea un dio di casino. Perché? Perché come vedremo fra poco quando studieremo le soluzioni, bisognerà andare a considerare sia le frazioni molari delle soluzioni liquide sia le frazioni molari delle fasi gassose che fanno equilibrio a quelle soluzioni liquide. Quindi è di vitale importanza andare a distinguere chiaramente quando si sta parlando del liquido e quando si sta parlando del vapore. Quindi quando si parla del liquido la frazione molare è indicata con la x, quando si parla di vapore, la frazione molare è indicata con la y, va bene? Quindi altrettanto possiamo andare a dire che x con b risulta ovviamente essere uguale a n con b fratto n totale, per cui risulterà essere uguale a n con b fratto n con a più n con b.
Ovviamente, se noi andiamo a sommare membro a membro queste due definizioni, cosa otteniamo? Otteniamo x con a più x con b uguale n con a uguale n con a più n con b più n con b uguale n con a più n con b, visto che praticamente i due denominatori sono uguali, possiamo, diciamo così, scrivere anche n con a più n con b fratto n con a più n con b, quindi sarà uguale a 1. Che significa quindi? Significa che la somma delle frazioni molari di una soluzione sarà sempre uguale a 1. Quindi se noi abbiamo una soluzione di n componenti, le frazioni molari indipendenti saranno n-1, perché quella ennesima ovviamente sarà il complemento alla unità. Va bene? Ok? Quindi questa è una maniera per andare a, diciamo così, esprimere la concentrazione delle soluzioni, ed è la frazione molare. Vi ripeto, la frazione molare dei liquidi, delle soluzioni liquide, è espressa con la x, la frazione molare delle soluzioni gassose è espressa con la y. Dunque, andiamo a vedere la seconda. La seconda è il... per cento in peso o per cento in massa. Il per cento in peso e il per cento in massa che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che su 100 grammi di soluzioni un certo numero di grammi è costituito da un certo componente. Cioè, se noi abbiamo, come al solito, 100 grammi di una soluzione di un composto A e un composto B, e noi diciamo che la soluzione è al 20% in B, cosa vuol dire? Vuol dire che su 100 grammi di soluzione 20 sono di componente B. Ovviamente di componente A quanti ce ne saranno? 80, 120, 80. È chiaro? Va bene? Come vedete, diciamo così, che cosa cambia passando dalla prima maniera di esprimere la soluzione, la concentrazione, alla seconda maniera di esprimere la soluzione? Varia la quantità di materia a cui noi ci stiamo riferendo. Cioè, nella frazione molare, qual era la quantità di materia a cui noi ci stavamo riferendo? Era una mole di soluzione. Qui invece è 100 grammi di soluzione. Vi ripeto, è importante sia questa maniera qui, sia questa maniera qui, perché alcuni problemi si affrontano meglio con questa, altri problemi si affrontano meglio con questa qui. Va bene? Poi, guardiamo un pochettino. Terza maniera di andare a scrivere la concentrazione è la molarità. Molarità si indica con una m piccola. Diciamo, questa non è una cosa che mi piace proprio, perché la m piccola si può andare a confondere con la massa. Però se si sta parlando di soluzioni, si sta parlando di concentrazione di soluzione, dicono 0,1 m, cioè 0,1 molale, è chiaro che non sono una massa, è una concentrazione. Poi io avrei preferito utilizzare un altro simbolo. Utilizzano questo, dovremmo utilizzare questo. Quindi praticamente la molalità in cosa consiste? È il numero di moli di soluto presenti in 1000 grammi di solvente. Tenete presente, è chiaro? Quindi la molalità è il numero di moli di soluto presenti in 1000 grammi di solvente. Come vedete, anche in questo caso cambia la quantità di materia a cui noi ci riferiamo. Qui ci riferiamo alla base di calcolo, in poche parole, è una mole di soluzione.
qui è 100 grammi di soluzione, qui è 1000 grammi di solvente, chiaro? Quindi nei calcoli dovete tenere presente tutte quante queste cose qui, va bene? Quindi la molalità è il numero di moli presente in 1000 grammi di solvente. Va bene? E rimane a questo punto soltanto la quarta. La quarta, diciamo così, in effetti già l'abbiamo un pochettino intravista anche quella parlando di gas, diciamo così. Però, diciamo così, in fondo l'abbiamo intravista ma non l'abbiamo definita. Diciamo, mo la definiamo bene, è la molarità. Guardate bene, qui è molalità con la L e qui è molalità con la R e si indica con una M grande. Praticamente la molarità vi dice il numero di moli di soluto presenti in un litro di soluzione. Quindi la molarità rappresenta il numero di moli di soluto presenti in un litro di soluzione. Adesso guardate bene, stiamo ritornando a riferirci alla soluzione, non al solvente, chiaro? Va bene? Quindi sulla molarità ci sta una cosa da dire in particolare, che a rigore per andare, diciamo, a esprimere univocamente la molarità dovremmo andare a dire la molarità a questa temperatura. Questo perché? Perché il volume delle soluzioni è variabile con la temperatura. In teoria, diciamo così, quasi tutte quante le soluzioni il volume aumenta all'aumentare della temperatura. Quindi, dato che la quantità di materia a cui ci riferiamo è una quantità di materia misurata con un volume e il volume è variabile con la temperatura, allora noi ora dovremmo dire la molarità a 20 gradi centigradi è questa, la molarità a 25 gradi centigradi è questa. Adesso, se praticamente noi non consideriamo variazioni di temperatura molto grandi e comunque noi stiamo parlando di soluzioni liquide, quindi diciamo se noi considerassimo grosse escursioni termiche passeremmo allo stato vapore, e poiché comunque la variazione di volume delle soluzioni con la temperatura ci sta, ma non è enorme, allora praticamente della serie ce lo possiamo pure tenere. Cioè, noi andiamo a, diciamo, considerare la molarità come invariante al variare della temperatura. Vi ripeto che però a rigore non è una cosa precisa, perché, ripeto, la quantità di materia che noi consideriamo come base di calcolo, un litro, risulta univocamente definita anche precisando la temperatura, perché la densità varia al variare della temperatura. Generalmente, vi ripeto, diminuisce l'aumentare della temperatura. Adesso, prima di cominciare, diciamo così, a parlarvi un pochettino delle leggi che regolano il comportamento delle soluzioni, anzi, penso che oggi non è il caso perché già sono le 4:25, vi faccio una mini lezione d'esercitazione sulle maniere di andare a esprimere le concentrazioni. Perché, ripeto, è sicuramente, diciamo, dovendo voi andare a familiarizzare con tutte quante queste maniere, vi faccio vedere come è possibile passare dall'una all'altra in maniera abbastanza semplice. Quindi, diciamo che adesso vi faccio una mini lezione di esercitazione, questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione li sfruttiamo per fare un pochino di lezione di esercitazione.